Benvenuti e benvenute a questo ultimo evento del nostro mese della scienza che avevo organizzato appunto all'interno del palinsesto per il mese della scienza, che è un mese di iniziative che abbiamo voluto organizzare proprio per sottolineare che una sola giornata per celebrare le donne della scienza non è abbastanza e anche perché volevamo sottolineare che ci vuole molto più tempo a parlare di tutti quelli che sono gli aspetti che stanno alla base del gender gap, che non vogliamo ridurre tutto ad una semplice celebrazione. Abbiamo voluto organizzare questo incontro proprio per fare il punto della situazione e tirare un po' le somme su quelli che sono stati gli aspetti che durante la scorsa settimana siamo riusciti a introdurre proprio anche grazie a tutti gli ospiti che sono passati su questi canali. Quindi oggi continueremo a parlare ancora di gender gap e di stereotipi di genere e lo faremo proprio attraverso i dati, lo faremo attraverso lo sguardo e la voce di chi si occupa effettivamente di data journalism e lo faremo anche attraverso la comunicazione, cioè andando a parlare proprio con chi si occupa di scrivere, di giornalismo, e andremo a vedere come i media scrivono e parlano delle donne che sono protagoniste del progresso scientifico e di come sarebbe possibile costruire una narrazione che sia il più possibile equa e soprattutto rispettosa, sia delle donne che delle loro competenze. Qui con me ci sono anche Serena Fabbrini e Silvia Sironi, che sono parte del team di She's a Scientist, sono comunicatrici della scienza e condurranno insieme a me questa chiacchierata oggi. Ma molto più importanti, passiamo ora agli ospiti che sono con noi, che hanno accettato oggi di condurre questa bellissima chiacchierata insieme a noi e che offriranno tantissimi spunti importanti. Li vado a introdurre molto brevemente, poi avremo modo di conoscerli anche durante il corso della diretta. Abbiamo Cristina Darold, che è data journalist ormai dal 2012 e, come ama definirsi lei, è una ragazza dolomitica, che scrive di salute e disuguaglianze sociali, in particolare sulle pagine del Sole 24 Ore per Infodata, ed è anche consulente per la comunicazione e social dell'Ufficio Italiano per l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Abbiamo Romualdo Gianoli, giornalista scientifico, che abbiamo appena scoperto essere quello più a sud di tutti, quindi anche con un clima migliore del nostro sicuramente. È attivo, Romualdo è attivo in numerose collaborazioni con testate giornalistiche, ma anche con enti, fra cui ricordiamo la Città della Scienza di Napoli, la Fondazione Telethon, ARPA Umbria, ed è anche coautore di testi scientifici, fra cui Mezzogiorno di Scienza, uscito nel 2020, e è autore di articoli in cui si parla spesso di donne, scienza e appunto gender gap. Abbiamo Roberta Villa che ormai non ha più bisogno delle nostre presentazioni perché è diventata un'icona nella informazione medico-scientifica sui social, ma anche in televisione. Quindi ricordiamo appunto che ha una formazione in medicina e chirurgia ed è giornalista scientifica da tanto tempo, quindi anche con lei affronteremo il tema della comunicazione. Ma non sono questi gli unici ospiti che abbiamo oggi, perché in realtà abbiamo un'altra ospite, anche se non sarà qui fisicamente, ma ha contribuito fortemente alla costruzione di questo bellissimo panel ed è La Donna a Caso, un progetto editoriale che si propone, si ripropone di mostrare come la disparità di linguaggio sia sempre più frequente nel descrivere le donne, soprattutto sulle pagine dei quotidiani nazionali, dei principali quotidiani nazionali. E come dice lei, una donna vince il Nobel, va nello spazio, viene eletta prima ministra, ma nei titoli di giornale non viene mai nominata. È la donna a caso, una nessuna 100.000. Ora, come avete visto, abbiamo tantissimi argomenti di cui parlare, tantissimi spunti sono già venuti fuori e visto che a noi piace moltissimo però impostare le comunicazioni da un certo punto di vista partendo dai dati, partiamo proprio da questo, cioè andando a analizzare quelli che sono i dati che abbiamo a disposizione sul gender gap. Quindi passo la parola adesso ai Esatto. nostri ospiti, alle mie colleghe che
con cui insieme condurremo questa. E partiamo alla volta di questo tirare le somme del nostro 11 di febbraio, che è durato appunto una settimana, perché un giorno non c'è bastato. Allora, appunto, partiamo dai dati. E, con Cristina, che appunto, come ha detto Nicole, è una data journalist, e quindi è una. Poi puoi spiegarlo anche meglio, perché. Ah, io lo sai, io e i numeri siamo due entità proprio separate, proprio gli antipodi. La data journalist fa inchieste, reportage, fa giornalismo attraverso, voilà, il dato, e quindi con l'utilizzo di statistiche e numeri riporta la realtà dei fatti. Allora, partiamo da appunto da che cosa ci dicono, Cristina, i dati sul tema gender gap, quindi la disparità di genere letto attraverso il dato. Ciao, allora intanto buonasera a tutti e grazie dell'invito, perché mi fa davvero piacere, come ormai molti avranno capito, questo è un tema che mi preme molto, mi fa arrabbiare molto, e quindi diciamo la definizione di data journalism è la mia personale, è quando mi arrabbio. E succede spesso, okay. Leggo un titolo, un qualche cosa, vado a vedere il dato e mi arrabbio tre volte tanto. Poi mi passa fino all'arrabbiatura successiva. Nel senso che, insomma, i dati, intanto ne vorrei molti di più. Ecco, non è che siamo in un momento in cui possiamo cantare vittoria e dire che abbiamo tanti dati sull'argomento. Stanno uscendo i dati sull'argomento. Chiaramente dipendono anche banalmente da come viene disegnato un sondaggio, no? Cioè, se un sondaggio viene disegnato, o un'indagine, insomma, viene disegnata dove non viene, diciamo, disaggregato il dato rispetto a una certa domanda, no? All'interno di un sondaggio per genere. Cioè, per sesso, insomma, è evidente che già lì si parte male, ed è una cosa che succede molto spesso questa, perché se voi guardate tante analisi che vengono pubblicate anche da istituzioni molto grosse, vi rendete conto che magari c'è la variabile del sesso all'inizio, cioè vi dicono quante donne c'erano nel campione, per qualche domanda magari c'è, ma difficilmente c'è per tutte le domande. Quindi difficilmente si riesce a fare un discorso di genere trasversale rispetto a un argomento, almeno questa è la mia definizione. Già. Questo è un problema. Comunque, siccome non sono solo, cioè, sono una pessimista e menagrama, come mi dicono tutti ultimamente, ma ci sono anche delle buone notizie, cioè il fatto che vedo che rispetto anche a qualche anno fa, spero mi sentiate, insomma, rispetto a qualche anno fa, io comunque vedo un po' un miglioramento. Quanto a focus, per esempio, legati al genere. Oggi è uscito un articolo che ho scritto per Il Sole su dei dati Alma Laurea, usciti l'11, che sono usciti proprio, no, della giornata Esatto. nazionale, che a me erano sfuggiti, a parte che l'11 era venerdì, se non sbaglio, quindi forse ero anche venerdì. In bocca al weekend, tu dici. Ecco, però sono usciti questi dati. Se vuoi mostrare, mettere il link in Facebook, eccetera, io lo guardo. Esatto. Siamo lì a condividere schermi, insomma, io ce l'ho qua. Praticamente sono dei dati che, cioè, è un'analisi che misura quanto guadagnano le donne e gli uomini neolaureati e laureate, no? A un anno dalla laurea nelle professioni sanitarie, esclusa medicina. Cioè, qui si parla, siccome è un sondaggio Alma Laurea condotto su laureati triennali, evidentemente sono 22 professioni sanitarie triennali, quindi però gli infermieri ci sono, per esempio, lì dentro, i logopedisti, Certo. gli ostetrici e le ostetriche, insomma, ci sono parecchie insomma, figure rilevanti. Allora, ti leggo qualche dato, scusa se giro il volto, ma insomma. Praticamente. Se vi recate in un centro per la fisioterapia e vi trovate davanti un neolaureato o una neolaureata, sappiate che il primo guadagna 200 euro netti in più al mese della seconda, senza particolari meriti. Ecco. Magari cioè, non sto dicendo che nessuno ha dei meriti, ma ci siamo capiti. Un Sì. neologopedista percepisce 133 euro in più di una collega, un igienista dentale 119 euro, un infermiere 84 euro in più. Ecco, e qui, cioè, voglio dire, non possiamo crearci delle fantasie, no? I dati, Sì. o, mi viene da dire, le buste paga qui parlano chiaro, pagano e parlano chiaro. Quindi sono dati concreti, questa della disparità del gender pay gap, che determina poi questo
gender gap, che è quello di cui stiamo parlando. Tra l'altro, nel tuo, in questo articolo qui che hai citato, che abbiamo messo in tra i commenti sotto la live, tu dici: non è colpa del fatto che gli uomini fanno statisticamente più carriera delle donne e quindi guadagnano di più. Però mi verrebbe da dire, a mo' di provocazione, sul discorso della carriera si potrebbe aprire un'altra, tutto un altro fronte di statistica. Ma no, appunto, io in questo caso, sai, mi riferivo in questa statistica, perché questa statistica riguarda i neolaureati a un anno dal titolo. Quindi in questo caso non è imputabile a invece uno stereotipo basato sui fatti, cioè il fatto che effettivamente gli uomini fanno più carriera. E lì ti posso citare altri dati, c'è un link a un articolo che era uscito su Donna Moderna 3 mesi fa, dove appunto, non mi ricordo, secondo me li ho presi sempre in Alma Laurea quei dati, praticamente si vedeva chiaramente che a salire della gerarchia, cioè gerarchia insomma a livello professionale, accademico, da dottorandi, postdoc, ricercatori, associati, ordinari, chiaramente, e rettori e rettrici, assolutamente. Quindi questo è un dato di fatto. In questo caso specifico non è imputabile. Io ho trovato questi dati molto interessanti, perché ci permettono di pulire un attimo la faccenda, no? Cioè, da una parte, appunto, possiamo togliere questo discorso, perché è uniforme, stiamo parlando di ragazzi a un anno dal titolo, ok? Laureati nel 2018 e interrogati su questo aspetto nel 2019, e possiamo anche, in base ai dati che hanno raccolto in Alma Laurea, non imputare la colpa in maniera così preponderante al part-time, nel senso che in questo caso, rispetto ad altri casi, cioè se noi guardiamo in generale, le donne che fanno part-time sono molte, 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 molte più dei maschi. Adesso, se non ricordo male, ti ho mandato il link anche di questo, ma si parla, non so, di un gap dal 35 all'8%, cioè una roba del genere, mentre in questo caso i neolaureati e le neolaureate che scendono il part time sono, mi pare, il 28 e il 23%, quindi ecco, cosa ci dice? Tu parli di un 28% delle giovani madri che lavorano full time nell'articolo sempre del Sole di Infodata, che adesso linkiamo in chat. Esatto, quello è, però ecco. Per dirti, in questo caso qui mi sono piaciuti molto questi dati, sono molto parlanti, perché ci dicono che no, che il problema è proprio una questione di gap salariale. E è interessante perché in questo caso tante di queste professioni sono svolte sicuramente in centri privati, no? Perché non si sta, appunto, sono figure che possono tranquillamente essere impiegate in centri, quindi appunto dove c'è una proposta anche contrattuale specifica, cioè non è come dire l'ospedale, no? Per dire che che anche lì comunque andrebbe indagato, perché insomma vorrei un giorno fare un po' un'indagine anche su questo aspetto nel sistema sanitario nazionale. Ecco, infatti vorrei anche chiederti a livello di data journalism, se ci sono delle tematiche anche all'interno del macro tema gender gap, disparità di genere, se ci sono delle tematiche, delle professioni, degli aspetti che vengono indagati di più rispetto ad altri. Dico questo perché, per esempio, l'articolo che tu hai pubblicato proprio l'11 di febbraio era una ricerca della Stanford University, correggimi se sbaglio, credo fosse Stanford, sì. Dove appunto dati alla mano, si vedeva che le donne, le ricercatrici, le professioniste venivano mediamente interrotte prima a un convegno di 6 minuti circa rispetto ai colleghi uomini. E io veramente, quando ho letto quel tuo articolo, ho pensato: caspita, è un aspetto che tutti ci diciamo sì c'è, velatamente, e poi effettivamente sono andati a indagarlo con un dato, cioè adesso noi abbiamo un numero su cui possiamo poi costruirci attorno tutta una serie di conversazioni, come stiamo facendo noi adesso. Quindi appunto ci sono degli aspetti che vengono analizzati di più rispetto ad altri, per caso? Sicuramente, insomma, io vedo, per esempio, scrivendo anche per un giornale, diciamo, più economico, ci interessa molto parlare del mercato del lavoro, io cerco sempre di differenziare per sesso qualsiasi cosa che indago, no? Se c'è la possibilità, io
pongo, metto luce su questo aspetto. Chiaramente sul discorso del mercato del lavoro, della disoccupazione, del part-time, quello è molto, no, insomma, è molto analizzato. Altre cose, come dicevi tu, il fatto, le questioni comportamentali sono meno indagate. Questo qui è un primo studio, io magari ce n'è altri, semplicemente non li ho incrociati nel mio peregrinare social, no? Questo l'ho incontrato perché faccio parte di un gruppo che si chiama Boycott Manels. Sì. Qualcuno l'aveva pubblicato e quindi sì, l'ho visto, ma non è che si può vedere tutto, ecco, chissà, ne avranno fatti magari anche altri. In questo caso è chiaramente da circoscrivere, nel senso che hanno analizzato nel mondo economico, cioè dei big universities americane, nei grandi dipartimenti di economia, quindi a un altissimo livello, che cosa succede, no? Il valore di questo studio è dire, guardate, prendete esempio, provate a farlo anche voi nel vostro dipartimento, nel vostro luogo di lavoro. Questo è, secondo me, il valore principale di questa ricerca, perché non è chiaramente un numero che noi possiamo utilizzare e dire 6 minuti, non è questo. Chiaro. È provare, ed è una cosa molto importante, secondo me, questa da fare, che i giornalisti devono avere, perché gli stereotipi, come vedremo poi da quello che condividerete, no? Mi pare di aver capito anche dei titoli di giornali, noi siamo i primi che portiamo, le prime anche, che portiamo avanti degli stereotipi. Facciamo il titolo sbagliato, scriviamo una frase, ma anche a me succede, perché poi con la fretta magari non ci pensi, eccetera. C'è molto dibattito su queste cose, ma cominciare ad avere un po' qualche numero. Ti faccio un altro esempio riguardo i Manel, che è una cosa che mi fa arrabbiare da matti. Cioè, innanzitutto, esatto, diciamo, raccontiamo che cos'è un Manel, perché è un termine che adesso è entrato nel nostro quotidiano, ma magari c'è chi non lo sì, sa che cos'è un Manel. Presente il panel, cioè il panel è come quello che stiamo facendo noi da adesso, c'è cioè un momento di un convegno, una conferenza, è un momento in cui si trovano dei relatori e ognuno interviene, poi si discute. Manel è proprio il panel dove ci sono solo uomini, men in inglese, è un neologismo, che tra l'altro mi pare sia inserito anche in un dizionario a Oxford, una cosa del genere. Comunque, quindi già, come Vera Ghena ci insegna, se una parola entra nel dizionario vuol dire che già c'ha un peso, ecco. Sì, ha molto peso, nel senso che, ti faccio un esempio, questo gruppo Facebook è nato, catalizza moltissime persone e insomma, si è cominciato, ma negli ultimi mesi in realtà, a parlare tanto di questo, anche grazie a Michela Murgia, per esempio, che è molto impegnata sotto questo punto di vista, quindi sui social si è creato proprio anche una partecipazione, non un segnalare, un arrabbiarsi, eccetera. Che cosa succede? Io, per esempio, ho imparato nel tempo a chiedere quando mi invitano a un evento, se ci saranno solo uomini, cioè qual è il gender balance, no? E il più delle volte che vedo, che intuisco che non c'è, insomma, in realtà poi si riesce anche a parlare di questo, quindi non ho, sinceramente, nella mia esperienza non ho visto chiusure, ma le abbiamo viste tranquillamente in altri contesti ben pubblici, quindi ecco, ci sono. Allora, appunto, riguardo ai Manels, per esempio, questo è un tema importante, perché noi vediamo che sono tantissimi, cioè basta che guardare su internet quando ti viene proposto un qualsiasi evento, se ci fai caso ti accorgi, no, intuitivamente, che sono tanti i Manels, ma non esiste una, almeno che mi risulti recentemente, un'analisi su questo. L'unica cosa che avevo trovato a ottobre, quando ho fatto questa cosa per Donna Moderna sui Manel, avevo trovato un rapporto RAI del 2019, che cito anche lì, che praticamente prova a misurare, e è più facile perché all'interno della RAI tu hai tutti i palinsesti, cioè quindi è più facile fare... È chiuso, sì. No? Il sistema chiuso. Quindi hanno contato quante donne venivano, quante esperte, quindi sì, non la velina di turno, no? Si sta parlando di nulla togliere, sto dicendo, certo, invitate come esperte, professoresse, imprenditrici, hanno considerato in generale, no, la presenza femminile. Allora, mi sembra, se ricordo bene, se mai correggimi, che il 18% dei politici era donne, cioè invitati era donne. E riguardo alle esperte di qualsiasi cosa, è il 24% donne, una cosa di questo tipo. Pochino. Ecco, quindi
Questa è stata un'ottima iniziativa, cioè è un ottimo esempio questo. E so che ci sono anche delle università, io ho degli amici che mi hanno detto recentemente, nel mio Ateneo stiamo provando a fare la stessa cosa, a vedere... Sì, esatto. E su queste, scusami se ti interrompo e riprendo quello con cui tra l'altro Nicola e Silvia avevamo iniziato questa settimana, su questi ragionamenti qui sono poi stati creati, studiati da molti progetti finanziati dalla comunità europea, i famosi gender equality plan, che appunto sono dei piani veri e propri dove vengono raccolti vari stereotipi, comportamenti, a livello molto, in modo molto rigoroso, anche con l'aiuto di molti dati, per dire ok, questa è la situazione, cerchiamo di non fare più questi errori qui per mantenere la gender equity e la gender balance. A proposito di MANEL e partecipazione a eventi e rendersi conto se si è all'interno di un MANEL o meno, volevo chiedere a Romualdo e a Roberta se per caso vi era mai successo un'esperienza del genere e di partecipare a un MANEL e di rendervene conto prima o dopo. E se ve ne siete accorti prima, mannaggia l'italiano, come vi siete comportati? Allora, rispondo io. Io sono... di un'altra generazione rispetto a voi e vengo da un contesto in cui non mi ero mai posta il problema. Fino a qualche anno fa io ero convinta che in fondo tutto ciò che riguardava le quote rosa fosse una specie di approccio ghettizzante e che quindi si trattasse soltanto, dipendesse solo da noi in qualche modo, no? E quindi che toccava a noi farci vedere e che nella nostra società non c'era questo. Negli ultimi anni ho molto aperto gli occhi e questa questione mi sta facendo infuriare, mi arrabbio anch'io regolarmente come Cristina. Come Cristina. L'ultimo ieri, sapete che io collaboravo con... Cafoscari, col progetto Quest per Cafoscari, ho visto un all male panel di Cafoscari e l'ho subito segnalato all'ufficio stampa di Cafoscari. Mi hanno risposto che loro hanno la rettrice e questo gli fa il bonus per un po', ecco. No, era una battuta naturalmente, però mi sono resa conto di come siamo abituati, cioè non ci facciamo caso finché non lo sappiamo. E quando comincia a farci caso è pazzesco, per cui a me è capitato qualche volta di rifiutarmi, cioè di dire... Ecco, proprio ti ha detto grazie no. Grazie no. Qualche volta mi è capitato, anzi sempre, quando vedo la promozione di un evento tutto uomini, che sia sui social, che sia, lo segnalo sempre, mi arriva la mail di invito a partecipare a una cosa, dico no grazie perché sono tutti uomini, e, oppure lo faccio notare sui social. Mi è capitato qualche volta di non averci fatto caso, cioè che mi abbiano invitato come moderatrice e poi dopo, effettivamente dopo che avevo già detto sì, mi ero resa conto che fossero tutti uomini, ma lo faccio sempre notare, perché secondo me c'è proprio... non c'è una cattiva volontà, è proprio un bias mentale, no? E, non so se, adesso non voglio rubare spazio, però se no poi ci torniamo dopo, ma parlando di questo, proprio di partecipazione agli eventi, io mi sono trovata anche dall'altra parte della barricata. Mi sono trovata a dover organizzare degli eventi e ad affrontare questa difficoltà. Perché è vero che siccome è un circolo vizioso, no? Cioè gli uomini sono più in vista, tu devi proporre delle persone che siano visibili, che siano note, che hanno una visibilità, e quindi alla fine se quelle due o tre donne ti dicono di no, tu ti trovi in difficoltà. Io quando facevo appunto Scienze in Vetta con Maior mi sono trovata in difficoltà e mi sono proprio impegnata. Però cosa succede? Che nel momento in cui tu, siccome le donne in gamba ci sono e ce ne sono tante, non è che manchino, manca la visibilità, ma ci sono, il fatto di essermi posta come obiettivo di puntare sulle donne mi ha permesso alla fine di arrivare quasi a pari, proprio con uno sforzo attivo e comunque di scoprire e pensare a delle persone che altrimenti non mi sarebbero venute in mente andando via liscia con i soliti noti. Quindi credo che richieda proprio uno sforzo attivo, perché penso che ci sia proprio la non consapevolezza, cioè non ci si rende infatti conto. Infatti tu dici che c'è questo
bias che volente o nolente abbiamo tutte e tutti. Sì, guarda, io adesso guardo in televisione, no? Adesso ci sono tutti questi talk show politici per la crisi di governo. Cioè, è impressionante quando tu cominci a farci caso questa cosa e devi farla notare tutte le volte. Sono d'accordo, siamo tutte senza d'accordo. Fare guerra, senza fare esatto, guerra. Senza, esatto, sì, senza quel volere di con un sorriso, ma farlo notare sempre. Sono d'accordo. Se sì. Posso. Romualdo, invece, la tua esperienza? Sì. Guarda, io ho fatto un percorso più o meno simile a quello di Roberta, nel senso che inizialmente anche io non ci facevo caso, davo un po' per scontato le cose. Ora che mi sono trovato a dover in alcune occasioni organizzare degli incontri, come per esempio accadrà lunedì prossimo e poi mercoledì prossimo, ho due presentazioni del libro, una l'ho organizzata io e devo dire la verità, ho fatto attenzione, ho invitato, siccome saremo due maschietti, ho invitato volontariamente proprio di proposito due donne per pareggiare il conto. Viceversa, la presentazione del 24, che non è stata organizzata da me, ma sono stato invitato, mi sono accorto che eravamo tutti maschietti, così ho preteso che almeno ci fosse una presenza femminile, sarà una giornalista che modererà il tutto. E quindi, effettivamente, come diceva Roberta, è un problema che esiste, occorre prestarci attenzione. E se posso segnalare, proprio su questo discorso, ci sono delle iniziative anche molto importanti dal punto di vista giornalistico. Per esempio, non so se ora riesco a condividervi un attimo lo schermo, vi faccio vedere che abbiamo un'iniziativa della BBC. Non so se si riesce a vedere in questo momento. Sì, sì. Sì, riuscite a vedere? È proprio un'iniziativa 50-50. È proprio un progetto pensato apposta per dare la possibilità, diciamo, di avere un perfetto bilanciamento delle voci giornalistiche tra uomini e donne. E poi c'è anche l'altra iniziativa di Bloomberg, questa addirittura è stata lanciata nel 2018, che si chiama New Voices. È proprio un'iniziativa volta, diciamo così, a dare voce ai contenuti femminili, ai contenuti delle donne. Ora cerco di uscire. Eccoci qui. Quindi effettivamente ecco, qualcosa si muove. Prego. In Italia un'iniziativa che a me è stata utile in questa occasione è 100 esperte, cioè è quello lì, scusami, non ho gli occhiali. Silvia, sei muta. Silvia. 100 donne. 100 donne contro gli stereotipi per la scena. Non so se è questo. È l'elenco di tutte le ricercatrici? Ah, ok, io l'ho sempre consultato online. È quello, sì. E hanno fatto anche qualcosa che ho trovato. Ah, ecco perché. Ed è utilissimo perché scopri delle figure eccezionali che altrimenti non. Ed è veramente impressionante vedere quanto genio femminile c'è, per usare un'espressione di Papa Giovanni Paolo II. Ecco, ho trovato un sito che poi magari lo segnalo, che è Rackest e Woman Scientist, non so se l'avete mai sentito. Praticamente è un database che raccoglie oltre 10.000 scienziate, perché tra i vari problemi che ci sono stati e sono stati segnalati, anche quello per esempio che si trovava la scusa di dire io non invito donne nei panel perché non trovo esperte in una certa materia. Non certo, è così, non le esperte ci sono e quindi è stato creato questo sito che si chiama proprio Richiedi una donna scienziata. E quindi adesso siamo. Dunque, questo è un articolo che è stato segnalato su Startup Italia nel maggio del 2019, quindi anche è un qualcosa di recente. Poi magari appunto ve lo segnalo. Se lo posso intervenire? Cioè, non so se non vorrei scardinare la scaletta che poi Silvia mi sgrida. Vado. Questa è la mia anima scienziata, capito? Perché credo che anche il protocollo da seguire. Ecco, io no, invece. Io no. Non avete visto che anche recentemente, poi quando anche con le storie su Instagram, quando comincio a parlare di numeri, anch'io come Serena mi perdo e dico delle cose. Io ammetto una fobia, una vera fobia nei confronti dei numeri. Anch'io. Quindi io il lavoro della Cristina, per esempio, lo ammiro tantissimo, tantissimo. Va bene, comunque no, volevo mettere sul piatto della discussione però un altro aspetto.
che riguarda anche questo discorso dei panel, visto che stiamo parlando di questo, cioè l'altra faccia della medaglia, il fatto che molto spesso le donne non siano così brave, cioè è una provocazione la mia, ma a parità di competenze nel campo, secondo me, per la mia esperienza, da intervistatrice o da organizzatrice di eventi è più difficile trovare una donna spigliata, sicura di sé, oppure dal punto di vista dell'intervistata che sia disponibile anche a semplificare le cose, a lasciarle in una maniera un po' giornalistica, a consentirti un pochino di rendere appetibile il suo argomento al pubblico, e nel parlare in pubblico che abbiano quella capacità di comunicazione che hanno certi uomini. Ma questo perché? Non perché alle donne manchi questo, ma perché purtroppo ancora si paga un'insicurezza, è inutile, cioè globale, la donna collettiva. Assolutamente. Quindi la donna che arriva a un certo punto, se viene intervistata, ha sempre paura che il suo virgolettato venga poi banalizzato, utilizzato dai colleghi per dire guarda cosa ha detto, quindi vuole controllare, naturalmente sto parlando in generale, ovvio che questo non vale per l'Ilaria Capo o per la Viola, cioè sto parlando sui grandi numeri, no? Per cui io fino a qualche anno fa, appunto, tante volte quando mi capitava di dover intervistare due persone che non conoscevo, ma a priori dovevo sceglierne uno dei due a caso, tante volte sceglievo l'uomo perché le donne poi mi capitava la maestrina che mi massacrava dal punto di vista giornalistico, è vero. E così anche in pubblico spesso sono più insicure, ti dicono la lezioncina da prima della classe e non sono capace di avere quel modo anche sfrontato che hanno molti uomini, che anche quando non sanno un tubo di un argomento si buttano facendo gli espertoni, come abbiamo visto durante Covid, ma che conquistano molto di più il pubblico, sono più carismatici, sono più capaci di questo. Quindi c'è un problema serio di formazione delle donne alla comunicazione della scienza, che parte però da una maggiore sicurezza, e questo io l'ho scoperto collaborando con un'altra iniziativa che segnalo, che è Women for Oncology, che è un'iniziativa della Società Europea di Oncologia, mi sembra dell'ESO, adesso, no, ESO la scuola, mi confondo sempre, vabbè. Comunque la Società Europea di Oncologia si chiama Women for col 4 Oncology, che organizza. Quando mi hanno invitato la prima volta, io ero rimasta un po' così proprio perché mi sembrava un ghetto. Dico, ma perché le donne oncologhe devono trovarsi da parte rispetto agli uomini? E lì l'ho capito, perché comunque se tu hai, adesso non so i numeri, ma fai il 70% di oncologhe donne e il 2% di primarie donne, forse un problema c'è, e c'è un problema anche dal punto di vista nostro, e quindi anche acquisire consapevolezza, imparare a ottenere quello che si chiama, con un termine inglese un po' che io non riesco mai a tradurre in italiano, un empowerment da tutti i punti di vista, è fondamentale anche poi per la comunicazione. Scusate, poi no, in realtà è interessante, è tipo la lotta allo stereotipo. Prima di questa campagna che abbiamo organizzato con She's a Scientist, ne abbiamo organizzato un'altra dal titolo Fail Like a Scientist, e abbiamo coinvolto una psicologa che ci ha aiutato a scrivere dei post su Instagram. In uno di questi si parlava proprio di come gli stereotipi legati ad un determinato gruppo fanno aumentare il fallimento di quel determinato gruppo, proprio perché si ha la pressione addosso dello stereotipo. Io faccio questo esempio stupido della donna che non sa guidare. La donna che non sa guidare si mette in macchina, ok, si trova in una situazione di stress, si agita pensando, oddio, sono una donna, non so guidare, tutti mi stanno guardando, non riesco a parcheggiare, c'è un gruppo di uomini che mi guarda, e quindi cosa succede? Che parcheggio malissimo. Quindi l'esempio che hai fatto tu, Roberta, mi ha ricordato un po' questo gatto che si morde la coda, cioè tu senti di essere parte di questo stereotipo, quindi cerchi di sconfiggere lo stereotipo, però poi ti incarti, perché certo, poi in questo caso è meno naturale, come dicevi tu, o meno, diciamo, brillante, ecco. Sì, ma decisamente. Parte, e tra l'altro, se posso permettermi,
Certo. Anche se sei un uomo, ti diamo la parola, dai. sono anche visivamente sono circondato in questo momento. No, dicevo, per rispondere a Silvia, no, il discorso che è molto interessante, su questa cosa che poi è stata anche studiata psicologicamente, no, perché in effetti è la famosa minaccia dello stereotipo, no? Cioè quando tu sai di avere un giudizio, un preconcetto, ti comporti in maniera da affermarlo. C'è un racconto, c'è una cosa, un episodio, io poi un po' sono d'accordo con Cristina, i numeri dicono sempre tutto. Io come formazione sono ingegnere elettronico, quindi ci vado un po' a nozze con questi fenomeni. Mi dispiace, è capitato. E niente, quindi c'è stato un episodio fantastico che addirittura ha coinvolto pochi anni fa, non stiamo parlando dell'Ottocento, stiamo parlando credo del 2017, l'Università di Oxford, dove addirittura si erano accorti che le donne non rendevano tanto bene negli esami di matematica, di informatica. Allora che cosa ha fatto il consiglio di laurea? Ha deciso di regalare un quarto d'ora in più solo alle donne per portare a termine, diciamo, i test di matematica. Il risultato è che alla fine le donne andavano peggio, proprio perché si sentivano in difficoltà in quanto pensavano di partire con un handicap. Ecco perché Certo. Il cane che si morde la coda. Quando poi è stato fatto uno studio serio, addirittura con la risonanza magnetica funzionale, per vedere se c'erano differenze cognitive tra uomo e donna, ovviamente non c'è stato riscontro di tutto questo. Ecco, che la narrativa determina poi spesso i fenomeni. Certo, è sulla narrativa, cioè buona parte della stampa generalista alimenta questa narrativa, no? Ecco, e abbiamo qualche chiaro esempio. Ecco, quindi mi hai fatto d'argento l'introduzione a, diciamo, una tematica che ci sta molto a cuore, che è appunto il modo come vengono narrate le donne nella scienza sui giornali e sui media. Il modo in cui vengono narrate che non fa altro che purtroppo alimentare lo stereotipo. Quindi ora io ho il piacere di condividervi una rassegna stampa che è stata costruita da appunto la donna a caso, che ringraziamo tantissimo. E chi vi dà qualche spunto, mi piacerebbe darvi qualche spunto di discussione per continuare un po' questo discorso. Ditemi se vedete le slide, perché io non vedo più niente. Perfetto. Allora, vi farò un po' una carrellata di esempi. Decidiamo poi se vogliamo commentarli o meno. A me farebbe anche piacere non commentarli per vedere un po' le emozioni che ci scaturiscono determinati titoli, ecco. E poi vediamo alla fine come... Larga all'improvvisazione, ok. Allora, vediamo un po'. Quindi, rappresentazione delle scienziate nei media. Allora, Eva Mameli Calvino. Botanica, naturalista e accademica italiana. La maga che coltiva gli iris e suo figlio Italo Calvino. Anna Maria Colao, professora straordinaria di endocrinologia, Università degli Studi Napoli Federico II. Cervello in viaggio, la scienza è femmina e va a caccia di fondi. Margherita Hack, astrofisica, accademica, divulgatrice scientifica e attivista italiana. Eda, Margherita e le stelle, storia di scienza ed amicizia. Ilaria Capua, professoressa, virologa, direttrice del centro One Health Center of Excellence all'Università della Florida. La Lady di Ferro della scienza che il mondo invidia all'Italia. Insomma, in tutti dei modi fantastici. Rita Levi Montalcini. Allora, su Rita Levi Montalcini la donna a caso ha fatto un excursus un po' più approfondito, perché diciamo che il rapporto tra Rita Levi Montalcini e la stampa è stato durante gli anni anche abbastanza complesso. Chiedetevi perché. Comunque, neurologa, accademica e senatrice a vita italiana, premio Nobel per la medicina nel 1986. Tra i titoli, una lady tra i grandi della scienza, la scienziata è una mosca bianca,
quella grande italiana ha illuminato il Nobel. Ma cosa più, diciamo, che salta all'occhio, un po' più famosa della storia tra la Montalcini e la stampa, è appunto la querela che la Montalcini fece a Vanity Fair nel 1991, mi pare, proprio perché, diciamo che all'epoca la rivista aveva pubblicato una frase che aveva attribuito a lei dicendo appunto «sono vanitosa, mi piacciono gli abiti di gran moda». E aveva accostato a questa frase un fotomontaggio della Montalcini con un vaporoso abito e le spalle scoperte. Fotomontaggio perché il corpo non era il suo, effettivamente, era di una modella. E proprio per questo motivo, appunto, la Montalcini querela Vanity Fair e vince. Appunto, scienziata non mannequin, la Montalcini querela la rivista, insomma. Ma last but not least per importanza, gli ultimi titoli più esilaranti, mi viene da dire, o diciamo ci fanno venire le lacrime agli occhi, sono i titoli riferiti a Jennifer Doudna e a Emmanuel Charpentier, premi Nobel per la chimica 2020. Jennifer Doudna, chimica accademica statunitense, professoressa di chimica molecolare a Berkeley, e Emmanuel Charpentier, biochimica, genetista e microbiologa francese, dirige l'Istituto di Biologia delle Infezioni della Società Max Planck a Berlino. Ed ecco come sono state descritte. Chimica, il Nobel a due donne, le Thelma e Louise del DNA. La coppia da Nobel più bella del mondo. I semi del futuro e il Nobel alle forbici genetiche. Chimica, premiate due scienziate per le dita in taglia e cuci del genoma. Premio Nobel Chimica 2020 a due donne, tra parentesi a caso, mi viene a dire, scoperta rivoluzionaria sul DNA. Finisce questa breve raccolta di articoli titoli. Ringraziamo nuovamente la donna a caso e... La sua passione. Allora, posso fare subito un commento? Mi ricordo che sulla questione di Thelma e Louise si è scatenata una polemica, sì. Perché quell'articolo fu scritto da Anna Mildolesi, che oltre a essere una delle nostre migliori colleghe, è sicuramente molto attenta a questi temi, e lei stessa non ha, non so se c'era anche nell'articolo, non mi ricordo, ma ha ripreso un articolo. Sì, e ha rivendicato quel titolo, nel senso che in quel caso, secondo lei, esprimeva una alleanza femminile al positivo che non era in alcun modo discriminante. Questo poi è anche vero che è difficile tante volte, e questo vale anche per gli uomini, dare un po' di colore, no? Al racconto, e quindi stiamo attente in questo, nel senso che alcuni di questi titoli a me non turbavano più di tanto, cioè potevano essere uguali anche per degli uomini, stiamo attenti a non esagerare, nel senso che comunque un titolo accattivante serve poi a far leggere l'articolo, quindi attenzione a non diventare poi al contrario troppo fanatica, però sicuramente esempi negativi ne abbiamo visti. C'è anche un'altra questione, se posso permettermi, scusa Roberta, siccome mi è capitato personalmente, di solito chi scrive l'articolo non è la stessa persona che scrive il titolo. E i titolisti fanno macelli incredibili, perché spesso non sono del mestiere, non sanno le dinamiche e fanno cose a caso, ecco, altro che donna a caso, fanno danni a caso. Ecco. E che poi volendo su questo ci sarebbe... Sì, certo. C'è da dire una cosa che, secondo me, la cosa che viene fuori maggiormente in questi titoli, di fatto, al di là del colore che viene dato, che appunto può essere anche in modo simpatico in alcuni casi, è che non c'è mai il nome da nessuna parte. Cioè, di fatto, la cosa che è comune in tutti i casi, e per i quali forse sulle donne c'è ancora più spinta da questo punto di vista, è che veramente il nome non compare praticamente mai. E questo... proprio perché viene messo in luce il genere, più che... Perché la notizia è ancora che sia una donna a vincere Esatto. E tra l'altro, sempre per il caso dei Nobel del 2020, lo scandalo fu, e mi sembra
fu ANSA, sì, sì, fu ANSA l'agenzia, alla vittoria, all'assegnazione del Nobel della fisica. Oddio, lei si chiamava Andrea Goetze, non mi ricordavo il cognome, Goetze. Scusate, Andrea Goetze, nel primo Lancia Andrea era diventata un uomo, perché Andrea è un nome in Italia comunemente maschile, quello è stato uno scivolone, poi corretto, ma è stato uno scivolone folle e secondo me poi è eclatante nel rappresentare questo problema che diceva la Nicole prima. Ma che la c'è un caso ancora più straordinario, no? Che poi è del 2013, capitato sul New York Times, non so se il nome di Yvonne Brill vi ricorda qualcosa su questo aspetto. Quando Yvonne Brill, diciamo, era una fisica e chimica statunitense che poi ha partecipato alla realizzazione, esperta di propulsione dei razzi, ha lavorato per la NASA, quindi una persona iperqualificata. Beh, il New York Times, quando è morta, nel necrologio è stato scritto testualmente, me lo sono proprio segnato, sapeva cucinare un ottimo arrosto alla Stroganoff, ha seguito il marito nelle sue trasferte lavorative e ha preso 8 anni di pausa dal lavoro per crescere 3 figli. La migliore mamma del mondo, ha detto suo figlio Matthew. Ora, dopo questa uscita, no, che non citava... Correva l'anno, scusami Romualdo, 2013, l'anno? New York Times, 2013. dopo quindi articolo, diciamo in proporzione ai nostri titoli di quest'anno. Questo era niente, sì, esatto. Questo episodio, no, praticamente ha dato vita proprio a un fenomeno che ha preso proprio il nome della Beef Stroganoff Illusion. Cioè, perché dopo questo articolo sul fatto che lei sapeva cucinare benissimo questa carne, ci furono un sacco di proteste. L'editrice del New York Times reagì dicendo sì, beh, avete ragione. Allora che cosa fecero? Tolsero il riferimento alla carne, ma lasciarono tutto il resto, per cui ebbero, diciamo così, l'illusione di aver messo a posto le cose. E quindi questo, certo, diciamo, il problema era la doppia culinaria. Ma certo. Sì, la migliore mamma del mondo. Dove c'è spesso il nome di una donna, invece, dove compare, quando è vittima di violenza, lì è proprio, compare sempre il suo nome, non compare mai, lì ci sono proprio i dettagli su di lei, si viola moltissimo la sua privacy. Morbose, sì, sì, sono dettagli morbosi. Ecco, diciamo che no, il commento che faccio io sono un po' più caustica, cioè io inorridisco di fronte a questo, ma non per il fatto che qualcuno, magari persone che provengono anche da una... diciamo anche da un'epoca diversa in cui si faceva giornalismo, magari era normale la cosiddetta panna montata, come si usa dire, no? Su titoli, eccetera. Quello che non va bene è che siamo nel 2021, ci sono fior fior di corsi di formazione per giornalisti anche su questi temi, unitamente al fatto che se ne parla tantissimo, cioè non serve essere dei guru dei social media o avere 9 miliardi di follower per capire come si parla oggi. Cioè, se una persona ha un attimino le orecchie alzate perché ha l'interesse nel farlo, e deve avere l'interesse nel farlo, no, cioè, può sbagliare perché capita a tutti la svista, ma difficilmente mi apri il principale quotidiano nazionale con un titolaccio. Come non lo fai su altre cose, come non lo fai per questioni legate all'etnia. Cioè, c'è moltissima attenzione. Allora, lì ci sono delle carte, no? Perché il giornalista ha una deontologia, cioè quando si iscrive all'ordine si presuppone che abbia studiato un minimo, no? Per l'esame da giornalista, che ha l'unico pregio di metterti davanti al fatto che tu hai dei doveri, non solo dei diritti. Ecco, quindi anche delle parole da usare. Ma al di là di questo, che lo possono aver fatto tutti anche negli ultimi, anche 50 anni fa, c'è l'obbligo di aggiornamento. E io trovo terrificante che ci sia chi non si aggiorna su queste cose, perché per me è mancanza di aggiornamento. Non è possibile che oggi non venga in mente, se non altro, la domanda. Poi uno magari lo vuole fare perché sceglie, come certi giornali, di essere apposta molto polarizzati su certi temi, quindi di farlo per scelta, e c'è anche questa stampa. Ma io quasi apprezzo, cioè, chiaramente non apprezzo, ma paradossalmente apprezzo di più la scelta politica piuttosto che quello che dice: no, vabbè, ma si è sempre fatto così, sono 4 femministe arrabbiate. Siamo femministe arrabbiate,
io almeno, però cioè, qui c'è una questione proprio di evoluzione, come su tanti altri temi, no? Come sul fatto che quando si parla di minori se ne parla diversamente rispetto a 30 anni fa, quando si parla di, no, di questioni. E quindi ecco, questo ci tenevo a dirlo, io sono poco tollerante su queste cose qui, su altre. Ma io, cioè, mi hai dato uno spunto interessante, perché in realtà una cosa che io mi sto chiedendo tanto in questo periodo è una domanda quasi, diciamo, etica, cioè dobbiamo lasciare al giornalista, nel senso, io ho la sensazione che sia proprio, come hai detto tu prima, vada alla sensibilità del singolo giornalista, poi effettivamente come venga, in questo caso stiamo parlando di donne scienza, ok, descritta una donna scienziata, ma la domanda è, non dovrebbe forse esistere una linea editoriale o una linea di guida del giornale che dice, ok, decidiamo da oggi che le donne nella scienza, ripeto, parlo delle donne nella scienza, ma può essere qualsiasi altra categoria, debba essere descritta in un certo modo, oppure, ripeto, sta alla sensibilità del singolo poi effettivamente come vengono descritte determinate categorie? Io personalmente direi, intanto andiamo a vedere quante sono le direttrici di giornali, quanti sono, qual è la presenza femminile reale, che non vuol dire quelle, le persone che collaborano, ma proprio le persone che decidono. Ok, anche che argomenti vanno in pagina. Avevo i numeri, non li ricordo a memoria, però insomma ci sono ed è sconfortante la cosa. E ho anche dei numeri su quanto sono, ma poi bisognerebbe fare un'altra talk su questo, quante sono le molestie, anche solo il mobbing, insomma, ecco, non necessariamente la molestia sessuale, ma il mobbing alle giornaliste sul luogo di lavoro. Vabbè, ok. Comunque, al di là di questo, io credo che il problema sia proprio generale, cioè se noi guardiamo la storia dell'evoluzione, cioè l'evoluzione della storia anche delle conquiste delle donne nel corso del Novecento, ecco, non abbiamo certo dovuto aspettare che gli uomini al potere si svegliassero per dare dei diritti, cioè è stato diverso il processo, e io non credo che possa che a un certo momento, ripeto, sono abbastanza pessimista su questo, ma non credo che a un certo momento persone che sono nella direzione di un grande giornale decidano così di dire per 60, mediamente, a un certo punto dicano, ma dai, sai che c'è, quasi quasi stendiamo, dato che abbiamo poche cose da fare, stendiamo delle linee guida per parlare meglio della questione di genere. Non è possibile, cioè sta a noi anche uomini di valore come Romualdo, intendo a noi, ma soprattutto a noi, far sentire la nostra voce, denunciare in termini di, anche sui social, cioè dire io non ci sto, non va bene così. Ecco, io la penso in realtà, così. Guarda, poi ti posso dare una notizia, credo bella, fresca fresca. In realtà, proprio dal 1 gennaio di quest'anno, nel testo unico dell'Ordine dei giornalisti italiano, quindi la carta, diciamo, di riferimento deontologica per i giornalisti, dal 1 gennaio è entrato in vigore l'articolo 5 bis rispetto delle differenze di genere, che cerca proprio di normare questo aspetto. Se magari sono poche righe, ve lo leggo, fa inizialmente riferimento ai casi di femminicidio e dice: nei casi di femminicidio, violenza, molestie, discriminazione e fatti di cronaca che coinvolgono aspetti legati all'orientamento e all'identità sessuale, il giornalista, attenzione, presta attenzione a evitare stereotipi di genere, espressioni e immagini lesive della dignità della persona. Si attiene a un linguaggio rispettoso, corretto e consapevole. Si attiene all'essenzialità della notizia e alla continenza. Presta attenzione a non alimentare la spettacolarizzazione della violenza. Non usa espressioni, termini e immagini che sminuiscano la gravità del fatto commesso. Infine assicura, valutato l'interesse pubblico alla notizia, una narrazione rispettosa anche dei familiari delle persone coinvolte. Beh, quindi sarà va benissimo, va benissimo Romualdo, però sinceramente se tu leggi quel testo lì ci sono un sacco di belle cose che poi la gente, certo, come in tanti testi che riguardano, pensa come si sta parlando del suicidio dei ragazzini, cioè cose che sono proprio nell'ABC della deontologia giornalistica. Non gliene frega niente a nessuno, l'importante è soltanto vedi Roberta, lo sai che quest'anno per la prima volta è stato inserito, sempre con la modifica del testo unico, ripeto, siamo nel 2021, poche righe nell'articolo 6 che introducono un minimo di deontologia per i giornalisti scientifici. Visto che la trattazione
degli argomenti scientifici è stata un disastro in quest'anno. L'abbiamo, diciamo, voluta questa cosa, organizzata a LUGIS, proprio per cercare, LUGIS è l'Unione dei Giornalisti Italiani Scientifici di cui faccio parte, proprio per cercare di dare un minimo di inquadramento, perché altrimenti, come nelle questioni di genere, si andava ognuno per conto suo. Beh, effettivamente, esatto, poi già, bisogna vedere... Lì è solito come viene applicata, certo. Esatto, esatto. Ma dicevo, tutto fa brodo, però soprattutto una questione culturale, dai. Cioè, è un lavoro da fare goccia a goccia. Sì, e poi c'è da dire che il discorso della deontologia riguarda il giornalista. Però anche lì è un cane che si morde la coda. Se io non mi iscrivo all'ordine non sono soggetto. E quanti sono i comunicatori anche... Cioè, si scrivono. Ecco, quindi per dire, anche lì... Non è che argini, poi io la penso come Roberta, il problema è di fondo, cioè tu puoi dirmi che lo stereotipo, scrivere che riconosce lo stereotipo, ma dobbiamo fare un grosso lavoro di formazione nel far capire alle persone cos'è uno stereotipo di genere, perché dire che una donna è una mamma non è uno, cioè non è che tu dici che una donna è una sei mamma, appunto, no, come dice Roberta, cioè non è quello il discorso, è quando lo usi, come lo usi, no, cioè non è il contesto. Esattamente, è un cambio culturale che deve proprio permearsi dentro alla società tutta, in modo tale che poi i giornalisti non debbano avere per forza scritto nella loro deontologia cosa scrivere e come scriverlo, perché per esempio, prima abbiamo parlato dei Manels, per esempio mi ricordo, dovrebbe essere il comune di Padova, ha normatizzato, si dice? Normalizzato? In un evento dove c'è il patrocinio del comune di Padova, non devono essere solamente uomini. Quindi era un po' come il discorso delle quote rosa di tanti anni fa, cioè è una cosa che a molti può stonare, molte può stonare, però se ce n'è bisogno, ben venga, però appunto finché le cose sono scritte è un conto, quando poi devono essere messe in pratica è tutto un altro, e quindi il cambiamento deve arrivare proprio dalla società tutta, e quindi se noi leggiamo, come ha detto Roberta, come tante volte dice la donna Caso, e tanti e tante, tantissime giornaliste e giornalisti dicono, se fa notizia il fatto che è donna invece che ha vinto il Nobel per la chimica. Poi, cioè, ricordiamoci che il Nobel per la chimica, per la prima volta da quando c'è il Nobel, è andato a due donne e basta. Cioè, quella era una notizia, quella era una crepa enorme, secondo me, nel soffitto di cristallo per quanto riguarda i premi Nobel, e poi ci si potrebbe fare tutto il discorso sui premi Nobel. Invece ha fatto notizia perché la solita donna a caso. Certo. Sui titoli però, dopo, perché me lo sono segnata da prima, il primo titolo che Silvia ha fatto vedere per conto della donna a caso era su Eva Mameli Calvino, appunto la mamma di Italo, il più famoso Italo Calvino. Ma la maga buona degli Iris è era un nomignolo, insomma, come la definiva il caro figliolo Italo, quindi... Anche io, perché ci ho fatto ricerche sulla Evi Mameli Calvino, la maga buona degli Iris intanto sbucava fuori così come i funghi dopo la pioggia, e poi dopo andavi a vedere che in effetti è in una lettera che il figlio aveva scritto alla madre dopo un viaggio. Poi ho notato No, la cosa che, sì, come ha fatto notare Nicole, non ci sono mai nomi e vengono ripresi delle locuzioni, se così si possono dire, che erano anche di altre donne. Cioè, quante volte noi vediamo la Lady di Ferro di qualcosa? Di Lady di Ferro, che io sappia, ce n'è una che era Margaret Thatcher. Tutte sono diventate Lady di Ferro. Vabbè. Sì, ogni donna con un minimo di carattere. No, però volevo dirvi, sull'aspetto culturale... Cioè, come intervenire sull'aspetto culturale? Volevo proporvi questo esperimento di cui vi parlavo prima che andassimo in diretta, che ha fatto Elisa Nichelli dell'ufficio di comunicazione dell'INAF, mi sembra. Sì. Ve l'ho messo, no? No? Non è venuto? Sì. Cioè, ve l'ho messo il link, ok. In cui ha provato, siccome c'è che
è una guida, no? Tu vuoi sapere cosa non dovresti chiedere a una scienziata per non fare discriminazione, sei in buona fede, allora non gli devi chiedere, non le devi chiedere certe cose in un certo modo, tipo come ha fatto a conciliare il lavoro in laboratorio con la famiglia, eccetera, eccetera. Allora, per gioco, per l'11 febbraio, lei ha provato a porre le stesse domande a degli scienziati e il titolo del video infatti è Mariti, padri e scienziati, come conciliare la vita di famiglia, quella del laboratorio, eccetera. No? Ecco, secondo me questo gioco, che tra l'altro c'è in una pagina Facebook di cui adesso mi sfugge il nome, ma che mi fa morire. L'uomo che non deve chiedere, mi sembra. L'uomo che non deve chiedere. L'uomo che non deve chiedere mai, una cosa del genere. Ecco, questi giochi, questi divertissement, secondo me hanno un potere culturale enorme, perché fanno vedere il paradosso, perché tu in fondo pensi, siamo così calati in questa cosa, che finché non vedi quanto fa ridere il contrario, non ti colpisce. Io ieri ho inserito questo tema, lasciatemi fare un po' di promozione. Ieri ho finito di scrivere il mio prossimo libro, quindi poi dopo non so quando riusciremo a farlo uscire, ma insomma. E quindi in questo libro, che è sui vaccini anti-Covid, ho notato, scrivendo questo libro, quanto sia stato fondamentale il ruolo delle donne nella creazione di tutti questi vaccini, no? In tutti i vaccini che sono arrivati al mercato, un ruolo fondamentale hanno avuto le donne. Anche qui, sottolinearlo è un modo di fare discriminazione? Secondo me no, perché il punto fondamentale è far capire come, se tra l'altro molte di queste migrate in altri paesi, provenienti da paesi, diciamo, a minor reddito, così via, no? È importante capire che l'inclusione di genere, di etnie, di origini geografiche, è qualcosa che arricchisce. Cioè, se noi non avessimo avuto queste donne, magari l'idea che hanno avuto loro, un altro non l'avrebbe avuta, no? Quindi a me è piaciuta molto questa cosa e mi ha molto colpito, diciamo, l'unica donna non immigrata di tutta questa storia è Sarah Gilbert, che è la responsabile del progetto del vaccino Oxford AstraZeneca, che appunto è un inglese doc, rossa, pelle lattea, capelli, occhi azzurri, ma anche lei la sua particolarità, perché questa ha avuto 3 gemelli e il marito è rimasto a casa a fare il casalingo e si è occupato della casa della famiglia, mentre lei ha ottenuto questo, ha fatto tante altre cose nella vita, il vaccino contro Ebola e così via, no? Allora, è una bella cosa che non siano arrivate queste notizie, forse sì, probabilmente in un contesto britannico dove si sono realizzate, non ha avuto così tanto eco la notizia o il dettaglio da arrivare fino ai nostri media, però comunque credo che dal punto di vista degli esempi, cioè di che cosa significa tagliare fuori le donne, come è in Italia, quanto può costare all'umanità tagliare fuori metà cervelli femminili, tagliare fuori tutti i cervelli che nascono nella metà sbagliata del mondo e così via, quanto ci perdiamo tutti da questo, no? No, no, effettivamente non c'è alcun costrutto logico, come dici tu, a tagliare fuori metà dei cervelli. Tra l'altro, sempre sul fronte Covid e sul fronte, linkare il fronte Covid, fronte titoli, c'era il famoso titolo Gli angeli della ricerca, qualche mese fa era uscito. Certo è che effettivamente io, serena, serio pensiero, mi aspetto un giorno che domande di tipo come hai conciliato famiglia e lavoro non verranno fatte né alle donne né agli uomini. Silvia, per esempio, nel nostro team, quella che sta in Germania, l'estera, che ci porta i meravigliosi esempi dei congedi parentali agli uomini. E noi dire che bello, cosa che qua non... Ancora non è. Ma questo non è uso. Nel senso, volevo proprio fare questa domanda. Cioè, se l'obiettivo, scusatemi se forse è una domanda banale, però, cioè, se l'obiettivo è
arriverà ad un punto in cui queste domande non vengono fatte né a donne né a uomini, o se vengono fatte anche agli uomini? Perché secondo me, probabilmente, se si iniziano a fare anche a degli uomini, ma senza lo sfottò di farle per farli sentire a disagio, ma nella normalità di sapere tu che sei, cioè, ne parlavo con il mio compagno che si sentirà fischiare le orecchie proprio di questa intervista, diceva: a me non dispiacerebbe se mi facessi questa domanda, sarei felice di raccontargli come io porto avanti la casa, perché effettivamente noi siamo una, insomma, coppia paritaria, diciamo, no? Quindi probabilmente forse l'obiettivo è normalizzare anche le domande. Guarda, del genere, così che su questo, altri uomini su questo aspetto, su questo aspetto, guarda, mi inviti veramente a raccontare una cosa che mi piace molto, mi ha colpito, che poi riguarda, Roberta, proprio essenzialmente il giornalismo scientifico al femminile e come debbano essere raccontate le donne che fanno scienza. C'è stato nel 2013, che sembra un po' un anno particolare, no? Dopo lo scivolone del New York Times, nel 2013 invece è stato creato un concetto che è il Finkbeiner Test. Non so se l'avete mai... Sì, è questo qui. E su questo, cioè quello che dice, che praticamente, lo riassumo per chi magari non lo conosce, che bisognerebbe assolutamente evitare, no, di citare il fatto che stiamo parlando di una donna, tutte quelle altre domande, come ha fatto con i bambini, quanto, come cucina, no? Queste cose qui. E su questo discorso però ci sono delle criticità. Per esempio, c'è un giornalista scientifico indiano, che io mi sono appuntato il nome perché è un po' particolare, ovviamente adesso non lo trovo. Comunque lui diceva che questo discorso vale in certi tipi di società. Noi facciamo riferimento alla nostra società occidentale, che comunque è più emancipata per quanto riguarda il rapporto uomo-donna. Lui invece la riportava alla situazione della società indiana, dove il discorso, diciamo, femminile è molto molto indietro. Per cui lui diceva: questa faccenda di non citare il fatto che sia una donna va bene in determinati contesti, qui è ancora tutto da costruire. Quindi, diciamo, effettivamente c'è ancora necessità di mostrare che le donne riescono ad ottenere dei risultati, soprattutto in quelle società dove ancora non godono di certe libertà. E quindi effettivamente su questo aspetto io credo che dovremmo procedere un po' per gradi. Noi non siamo ancora nella fase in cui non ci possiamo ancora permettere, secondo me, di evitare di raccontare che le donne hanno successo in certi ambienti, in certe situazioni, in certi lavori. Non dobbiamo dare per scontato. Credo che successivamente, quando ci sarà una reale parità di opportunità tra uomini e donne, allora si potrà omettere, diciamo, il discorso. E infatti questo giornalista indiano, lui diceva: forse il passaggio intermedio che dovremmo fare non è quello di non chiedere alle donne che cosa fanno come donne, ma di chiedere agli uomini che cosa fanno rispetto alle stesse situazioni in cui si trovano le donne. Quindi forse effettivamente c'è una via di mezzo. Non so. Infatti sono d'accordo, anche per quanto si diceva prima della Dudna e della Charpentier, no? È vero che la notizia era anche quella, cioè era anche che erano le prime due donne, eccetera, no? In coppia, quindi, certo. Esatto, così come insomma, togliere completamente, cioè non dobbiamo neanche privare le nostre interviste anche tutto ciò che riguarda la vita privata, la persona, no? Cioè quello che sono gli hobby, che vale uguale per gli uomini e per le donne. Quindi l'importante, anche io sono d'accordo, anch'io tendo più a dire chiediamo anche agli uomini le stesse cose piuttosto che non chiediamo niente. Anche per esempio, che io, cioè, c'ho un po' questa cosa, no? Che ho 6 figli e questa cosa qui tante volte crea sconcerto nelle persone. A me, per esempio, non dispiace parlare di questo fatto, non mi sento discriminata se mi dicono: ma come hai fatto, che fatto, o scrivono che sono stata 8 anni a casa a fare la casalinga prima di rimettermi a lavorare, perché comunque penso che sia anche, possa essere anche d'aiuto per altre donne che magari sono in un momento di difficoltà, oddio adesso sono incinta, non potrò più lavorare, e così via, cioè diventa poi anche un modello che può aiutare, no? Quindi insomma, attenzione a queste cose. Io come faccio io con 2 figli? Cioè, Robby, proprio ieri su Twitter ho visto che io lavoro in un centro di ricerca a Monaco di Baviera, appunto, e un capo di istituto
un professore di 44 anni ha messo la sua foto su Twitter dicendo bye bye, io vi saluto, per i prossimi 6 mesi sarò in parental leave con il suo newborn piccolotto, dicendo appunto sappiate bello. Che per i prossimi mesi non risponderò alle mail on e off, però sta succedendo questo. Io mi immagino che ci siano poi delle persone che gli chiederanno ma quindi come stai gestendo il tuo ruolo da capo d'istituto e padre? Tra l'altro lui ha 4 figli, quindi secondo me diciamo è anche quello un bel esempio. Quindi come dici tu Roby, io quasi preferirei che aumentasse il numero di uomini che si fa intervistare anche su questi temi per diventare anche role models da questo punto di vista, perché sennò lo stereotipo, Cristina, come dicevi tu prima, cioè, non cambia mai. Non finisce più. Ho citato già nelle scorse, diciamo, dirette questi dati dell'Istat che mostrano come ricerca qualitativa, domande uomini-donne, secondo te chi è più bravo a casa, e ci sono ancora donne, circa il 10-20% che rispondono le donne. E così certo. Gli uomini, oppure... Ma certo, non puoi mica fargli fare certe cose agli uomini. Ma sai qual è il problema, secondo me? Il problema non è chiedere tu come fai a gestire dei figli. Allora, io no, perché non ho figli, ma non credo che mi darebbe fastidio se mi chiedessero come fai a gestire dei figli e una casa. Il problema è quando ti chiedono, hai 32 anni, quando li fai i figli? Quella ecco, era certo, certo, certo. Altro, cioè, quello è lo stereotipo, non è l'orologio biologico. Però per dire, io una volta ho fatto un tweet così provocatorio ma molto, molto onesto e reale. Una delle domande che mi viene più fatta quando vado agli eventi, non è mai capitato con gli eventi online, però agli eventi veri mi chiedono sempre: ma tu sei sposata, hai figli? Ma veramente? Ma veramente? Ma veramente? No, assurdo, ok. Allora, non so se magari è un approccio. No, parte infatti, di... perché guarda che a me ha chiesto anche un premio Nobel, che sarà stato sulla settantina. No, io guarda, il Nobel, cioè, si parla lì, cioè, però sono persone... Però, non lo so, però ecco, per dire, no, mi dicono... Ah no, due cose, dicevo in questo tweet. Una che è la domanda... Io sono piccolina, peso 40 kg, nel senso sono proprio piccola. Mi dicono... Mamma mia, ma certo che cioè, sei così piccolina, fai tante cose, che c'entra? Cioè, quindi questo tema, no? Si va appeso praticamente, la qualità va appeso. No, non è una cosa così, cioè, sono con stupore, no? Con stupore. E tralasciando tutto invece il tema del body shaming su altre cose, lasciamo perdere. Ma anche chi lo fa invece, cioè, ti dice, mamma mia, però per essere così piccola... No. E la seconda cosa è... appunto, ma sei sposata, hai figli, ma non perché devono assumermi in qualcosa e mi chiedono se farò dei figli, proprio en passant. Ed è una però cosa è anche un modo, quello è anche un modo di chiacchierare, no? Di conoscere una persona, di sapere degli aspetti fondamentali di una persona. Sai, per esempio, sui figli non lo credo mai, cioè la questione figli è una questione delicatissima, cioè anche lì non si fa. Cioè, io penso che non vada fatto, oggi sappiamo, c'è tantissimo dibattito che una donna di magari di 20 certo, glielo puoi chiedere, ma una donna di sopra i 30 non si chiede, cioè sono tutte piccole cose che fanno parte un pochino dell'evoluzione del, no, secondo me di come interpretiamo questo gli stereotipi. Fondamentalmente è un po' anche quello che produciamo, no? come narrativa delle donne, che finisce per creare un immaginario collettivo che è di un certo tipo, fatto, no, magari di stereotipi, appunto di pregiudizi. Per cui poi alla fine, sai che cosa mi chiedo io? Lo dico anche a Roberta, che magari ha più esperienza. È un po' come la questione dell'uovo e la gallina, no? Chi è nato prima? Il gap delle donne magari rispetto agli uomini o il pregiudizio? Cioè è il pregiudizio che determina il gap o è il gap che determina il pregiudizio? Insomma, alla fine... a chiarirla questa situazione. Certo, però come abbiamo detto anche poco prima, è una cosa che poi si autoalimenta uno con l'altro e l'altro con l'uno. In qualche modo bisogna spezzare questo circolo, no? Perché io poi, vedi, su questa cosa, ecco, mi fa piacere confrontarmi con voi, ho la sensazione, è come se la questione della narrativa delle donne, soprattutto poi nella scienza, ma vabbè, anche in generale, vive di una contraddizione irrisolta, perché noi da una parte dobbiamo raccontare le donne che fanno ricerca, che hanno successo, perché vogliamo stimolare altre donne a seguire quella strada, però poi dall'altra parte non dobbiamo dire e sottolineare che sono donne,
E allora che succede? Stiamo in mezzo a questa tenaglia. Come dicevo prima, secondo me bisognerebbe, e qui perciò è dedicato poi il punto della comunicazione, far capire, scrivere sì che le donne hanno la prima donna che ha fatto questo, la prima donna, io sono d'accordo nel farlo, però attenzione, va fatto con criterio, cioè non bisogna sottolineare che soltanto il fatto che sia la prima donna, ma sottolineare che il fatto che sia la prima donna è il frutto di un pregiudizio e che avviene nonostante che ci siano attorno delle situazioni contrastanti. Ecco, serve proprio a dare l'esempio positivo per dire nonostante il clima di pregiudizio abbiamo la prima donna ma non sarà l'ultima. Ecco, e proseguire. Io così pure che è un problema che nel 2020 sia la prima donna o nel 21 siamo ormai. Sì, con calma, piano piano ci si arriverà magari, speriamo almeno. C'è anche un'altra cosa che vi è capitato prima a proposito del discorso di fare le domande che si fanno alle donne e anche agli uomini. Mi è capitato di sentire tempo fa donne che dicevano, ma tanto cosa vuoi chiedere queste cose agli uomini? Non avranno assolutamente nulla da dire, perché figurati chi è che ti risponde che va dai figli, che va dalla casa, eccetera. In realtà è un altro pregiudizio sul pregiudizio, nel senso che di uomini adesso, ma non solo adesso, perché io poi sono cresciuta in una casa in cui mio padre faceva tutto, quindi per me è normale così. Però effettivamente mi viene da dire che è un altro pregiudizio, perché di donne che pensano che gli uomini non facciano nulla, ce ne sono tante e continuano a perpetrare appunto questa visione, e quindi non riusciremo mai anche dall'altra parte. Visto che sono l'unico uomo, posso dare la mia testimonianza diretta. Io ho vissuto esattamente proprio questo pregiudizio, nel senso che io per motivi familiari ho un figlio che adesso, vabbè, quasi 18enne, però io praticamente me lo sono cresciuto spessissimo, perché mia moglie, facendo un lavoro particolare, cantante lirica in giro per il mondo spesso o con orari strani, io non ho avuto alcun problema a crescere il bambino, però o viceversa vedevo la meraviglia, lo stupore di altre donne quando dice: ah, ma tu da solo come fai? È così, tua moglie, è normale, qual è il problema? Però c'è il pregiudizio. Sì, sono pregiudizi sui pregiudizi. E poi vediamo, io ho notato che anche su Twitter, no, dove tante scrivono che è madre, moglie, scienziata, eccetera, eccetera, sempre più spesso la definizione di Twitter è padre, marito, ecco, quindi pian piano, sì, insomma. Ci stiamo arrivando anche su quello. Ultimamente si stanno, esatto, si stanno aprendo, non so quale analogia vogliamo prendere, aprendo molte porte o rompendo tanti soffitti di cristallo che però non riguardano solamente le donne, ecco, perché quando si parla di gender, tra l'altro, bisogna sempre ricordare che, come a me è piaciuto tantissimo sia gli interventi di Roberta che di Romualdo, perché anche quelli di Cristina chiaramente, ma parlo di una cosa in particolare, che Roberta ogni tanto diceva sì però dai magari è normale, sì però magari ti dicono, sì però guarda anche l'altro punto di vista, cioè cercare di non ghettizzarsi troppo anche nel avere questo bias quasi di è tutto contro le donne, ok? A me piace sempre pensarla come uno scienziato, immaginarmi un controllo positivo, un controllo negativo, quindi anche prima, mentre mettevo i titoli nella presentazione di della donna, insomma delle due ricercatrici che hanno vinto il Nobel per la chimica, sono andata a cercare anche i titoli dei vincitori dei premi Nobel nello stesso anno, uomini, per vedere appunto, comparare come effettivamente loro sono stati descritti, no? Perché altrimenti diventa una cosa assoluta, cioè non guardi neanche cosa c'è dall'altra parte, dai per scontato che siano brutti quelli sulle donne, ma andiamo a vedere quelli anche sugli uomini. No, poi alla fine sai che succede? Che si va a finire in una sorta di fondamentalismo e di integralismo che poi si ritorce contro. Alla fine, loro partono così. Infatti, noi abbiamo veramente tenuto tantissimo anche in questa settimana a cercare di invitare anche relatori uomini, perché per noi è fondamentale anche avere, cioè che gli uomini siano parte di questa discussione integrante, perché il cambiamento arriverà grazie soprattutto principalmente anche da loro, esatto, principalmente da loro. A me piace molto quando vedo gli uomini che dicono no, non partecipo perché ho nel panel, fa molto più effetto che non se non partecipo io.
È vero, e più che altro non serve, e secondo me è un po' sbagliato, tarare, se vogliamo parlare di comunicazione, di racconto sui media, delle carriere, delle professioniste, tarare il racconto su come si è sempre fatto per gli uomini, perché io personalmente, come abbiamo detto poco fa, non ci vedo nulla di male, sbagliato, maligno nel chiedere di come, per esempio, Romualdo ha conciliato il suo lavoro e adesso sappiamo che ha cresciuto suo figlio perché la moglie era in giro per lavoro. Cioè, io non ci vedo nulla di male, come se fosse sbagliatissimo chiederlo solamente alle donne. No, chiediamole anche agli uomini, ma perché non gliel'abbiamo chiesto prima? Che problema c'è? È quello lì, cercare un racconto, come piace dire a noi, inclusivo, che appunto includa tutti i vari aspetti della vita di una persona che è fatta di lavoro, di famiglia, di hobby, certo, di sogni, parole e tante altre cose, no? E magari perché hanno tanta voglia di raccontarle queste cose e in realtà nessuno gliele ha mai chieste, quindi esatto. è una cosa molto positiva, assolutamente. Assolutamente sì. Sì, quindi... È un po' quello che abbiamo voluto raccontare in questa settimana di appuntamenti, ma che come Scesa Scientist continuiamo a fare 365 giorni l'anno e come singole persone sempre, perché un anno è sempre fatto di 365 giorni. Devo dire qualcosa, mi è venuto. Vi metto un commento, scusate, della donna a caso che appunto essendo nostra ospite non presente, comunque vogliamo dargli uno spazio anche per... Dice, se i giornali iniziassero a nominare le donne, i lettori sarebbero aiutati a memorizzarne i cognomi e i meriti, giusto? Di che aiuterebbe anche a evitare i manel di cui parlavate prima. Il linguaggio, la rivoluzione accessibile a tutti, possiamo farla partendo da noi. Quindi effettivamente è vero, nel senso che appunto noi siamo abituati magari a sentire pochi nomi di donne e ci stupiamo appunto quando non riusciamo a trovarne, perché dove le andiamo a trovare? Abbiamo visto queste iniziative 100 esperte o request Women Scientist, quindi stanno aumentando, però se ci abituassimo a leggere su giornali proprio nome, cognome e specialità, cioè quello di cui si occupano, forse effettivamente quando si vanno a cercare dei nomi per un evento che sia online o un congresso scientifico sarebbe sicuramente meno difficile trovarne, quindi assolutamente sì, una donna a caso, ti diamo ragione, ti chiamiamo una donna a caso purtroppo perché non possiamo svelare la tua identità, però assolutamente sì. Tra l'altro Cristina, prima parlavi di come il cambiamento deve, passami il termine, avvenire dal basso anche per quanto riguarda i giornali, che probabilmente non ci possiamo aspettare a breve che ci sia una linea editoriale diciamo precisa. E quello che è successo, penso, questa settimana proprio sul profilo della donna a caso, lei su Instagram posta più o meno quotidianamente titoli di donne a caso descritte sui vari quotidiani, appunto ha postato questo titolo di una rivista abbastanza famosa, penso che la rivista si sia accorta di questo titolo postato da lei, perché ci sono stati molti commenti a riguardo e poco dopo il titolo è stato cambiato. Che bella cosa, ma guarda, io dico sempre senza fretta ma senza sosta, cioè questo è il motto che esatto. Perché diciamo ogni giorno c'è motivo per dirlo, per qualche cosa, cioè questo è, poi non è che ci si può aspettare, come diceva giustamente Romualdo, no? Si va anche a velocità diverse a seconda del contesto, però la direzione deve essere chiara, insomma, ecco. Sì, e come ha detto anche Roberto, ci sono dei segnali, diciamo, c'è un racconto che diciamo mi ha colpito, una storia che poi è stata recente sotto gli occhi di tutti, no? Che in qualche modo descrive secondo me anche proprio visivamente il cambiamento, che poi ha dato luogo diciamo a un articolo sul Washington Post intitolato, diceva, gli Stati Uniti dopo 250 anni hanno superato il back del test. Non so se qualcuno l'ha letto questo articolo. In pratica c'è quella immagine del giuramento di Kamala Harris con la nuova amministrazione americana, in cui si faceva notare, l'autrice, che poi è una donna di questo articolo, faceva notare che per la prima volta nella storia degli Stati Uniti una donna, per giunta afroamericana, giurava da vicepresidente nelle mani della prima donna, anch'essa afroamericana, membro della Corte Suprema, utilizzando una formula, tra l'altro, un linguaggio scritta in un'epoca in cui le donne non solo non avevano proprio il diritto al voto, ma nella Costituzione americana il pronome femminile she non è neanche presente, non è esistente. E quindi giustamente faceva notare questo aneddoto, e a me piace un po' fare, come dire, una specie di
un arco, no? Che parte dalla scivolone del beef stroganoff di Von Brill per arrivare invece al giuramento di Kamala Harris. Quindi io sono da questo punto di vista moderatamente ottimista che le cose stiano cambiando effettivamente, i segni li vediamo. Assolutamente, ma anche con il far notare i Manel, il titolo sbagliato, lo scivolone giornalistico, certo. Questo far notare senza, come diceva Roberta all'inizio chiacchierata, puntare il dito in modo cattivo e urlare cattive robe, è un far notare per la serie, renditi conto che questa cosa non va benissimo. E questi sono già bei segnali di cambiamento. Siamo sempre di più a notare cosa non va e che cosa fare per cambiare le cose. Quindi sì, sono ottimi e meravigliosi. Un altro segnale bello, secondo me, è il fatto che ho rilevato che ultimamente sta aumentando molto il numero di articoli dedicato a donne. Scritti anche abbastanza bene, devo dire la verità, un po' in tutte le situazioni. Ultimamente, per esempio, ne leggevo uno che riguardava uno studio che dimostra come, diciamo così, nell'occasione della pandemia da Covid-19, i paesi in cui le donne avevano un ruolo di governo si sono trovati meglio, sono stati gestiti meglio, si sono distinti. E quindi addirittura il titolo dell'articolo, adesso non lo ricordo precisamente, ma il senso era questo, diceva perché il mondo ha più bisogno di donne che gestiscano la pandemia, un po' in tutti i sensi. E quindi effettivamente c'è una tensione. Una battuta sull'ultimo governo, ma non la faremo, quindi... No, è meglio. Vabbè, tanto è inutile infierire sulla croce rossa, no? Sparare... No, però anche nei commenti poco fa si è visto che occorrerebbero più donne in politica e sì, la risposta se ne lasciassero. In realtà poi c'è questo fenomeno, bisognerebbe trovare un nome anche per questo fenomeno, per cui quando le lasciano passare devono essere particolarmente idiote, cioè mentre in altri contesti emergono solo le donne che sono nettamente migliori alla media, in politica una donna in gamba viene subito messa all'angolo, ma questo probabilmente perché stamattina proprio vuole decidere sul Corriere è uscito Corriere della Sera, proprio stamattina è uscita un'intervista al sindaco di Milano Sala, e anche che si è dilungato molto su questo aspetto, e alla fine lui ha paventato un pericolo tutto sommato possibile. Lui diceva: non dobbiamo fare in modo che a tutti i costi infilare donne nelle liste elettorali soltanto per riempire i buchi, perché poi, diciamo la verità, c'è anche questo rischio che per una sorta di politically correct mal interpretato si infilino dentro nomi a tutta forza, che poi magari ci troviamo, con tutto il rispetto alle varie Nicole Minetti, insomma, non vado oltre, personaggi di questa certo, una persona che è lì solamente per una questione di genere, di identità di genere, che per merito, certo, ma questo vale è un ragionamento che vale per tutto e che esiste da quando sono state portate avanti, per quanto riguarda la politica, le quote rosa, ecco. Esatto. È un discorso che finché questo cambiamento di cultura appunto non avviene, non permea tutta la società, a me verrebbe da dire finché Cristina non trova dei dati che sono un po' più alti di quelli che normalmente trova. Su questo tema c'è un grandissimo dibattito, poi veramente mi taccio, ma ci tengo a dire questa cosa, cioè questo anche è un grande stereotipo, quello che le donne, perché deve esserci il rischio che la donna che tappa il buco non sia competente, cioè questo vale anche per l'uomo, cioè gli uomini incompetenti che non tappano i buchi ma sono proprio messi lì in gran posa, è pieno della politica. Ecco, per dire, io sono su questa narrativa, chiaramente possono esserci casi, no? Cioè, però come narrativa, per esempio, io cerco sempre di non avallarla, no? Perché sì, anche questo crea nella mente di chi ascolta la domanda che forse l'hanno messa lì perché è nella quota rosa. Pazienza se pensi questo, mi viene da dire, la nostra sfida è che negli anni tu lo pensi sempre meno, non che non mettiamo le quote rotte, vabbè, ma questa è una questione mia. Ovviamente condivisibile, adesso, e poi ci tocca andare verso la chiusura, a me l'uscita del segretario di un partito italiano che ha detto candido le donne come sottosegretario, dico, vabbè, quindi...
Cioè, è un contentino per fare il caffè. La donna Caro si dice: donne, candidiamoci. Io propongo Roberta Villa l'anno prossimo. Guarda, adesso a parte il ministro, che ovviamente no, però adesso poi dopo dovete come sottosegretaria, no? Come sottosegretaria. Però sinceramente io in questo periodo sono stata molto coinvolta in questa vicenda, mi sono molto arrabbiata con tante persone e giustamente mi sono anche posta il problema se non fosse giusto impegnarmi di più in maniera attiva. Vabbè, a parte che sinceramente non riesco a trovare un partito che potrebbe, in cui trovarmi non a disagio, ma in più c'è anche il fatto proprio di come mi rendo conto che il sistema della politica, il sistema è talmente... io mi sono avvicinata ai palazzi romani prima col NITAG per le vaccinazioni, poi con la task force delle fake news, e ho trovato un sistema che è assolutamente intoccabile, non so come dirvi, non c'è nulla che possa scalfirlo, che procede indipendentemente da tutto. E quindi la sensazione è che poi... Vedete anche davanti a queste vicende legate alla pandemia, no? Cioè c'è una narrazione che è guidata da degli interessi, da delle forze, da delle cose. Non è che tu puoi andare lì e dire: guardate, questi sono i dati che ha trovato Cristina D'Arold, è così. No, cioè non c'entra niente, quello che conta è la narrazione. E non so se io poi avrei la forza anche di... forse anche questo un po' che penalizza le donne, non so, ma questo vabbè, magari è un luogo comune a mia volta, però io personalmente farei molta fatica a trovare questi compromessi che poi sono necessari in politica, no? E quindi per il momento no, nessun vota Villa, chissà mai in futuro. Però in devono cambiare facciamo... molte cose. Devono ma cambiare abbiamo molte cose. Ecco, il nostro. Facciamo un partito di donne. Esatto, con Romualdo. Con Romualdo, sì. Se a Romualdo fa piacere essere nel nostro partito, ma perché no, assolutamente, perché no, effettivamente. Va bene, dai. Beh, noi diciamo sempre... Io sono... Vai. No, dicevo, sono convinto che, come dire, ci siano... Occorre sempre di più raccontare, no, le cose che accadono in questo campo, no, le cose che migliorano, perché più le raccontiamo e più ce ne saranno poi a loro volta da raccontare. E quindi il cambiamento, diciamo, parte, raccontiamole bene, il cambiamento parte anche proprio da questo, da come raccontiamo le cose, da come riusciamo a creare una certa immagine, no? L'abbiamo visto, come diceva Roberta, anche nella pandemia, un po' dappertutto. Una volta si diceva: la pubblicità è l'anima del commercio. Diciamo che dovremmo fare una pubblicità diversa, più intelligente, migliore. Esatto. Questo è il mio... Sì. E a questo proposito noi diciamo sempre che anche appunto per questo scopo il fatto di avere una rappresentanza massiccia anche di uomini all'interno del team proprio di cui facciamo parte sarebbe una cosa fantastica, perché come abbiamo sempre detto è bellissimo raccontarci queste necessità di narrazione e di cambiamento nel gender gap, nella scienza, fra donne che comunque più probabilmente le hanno vissute, ma è molto più bello anche confrontarsi con chi deve essere parte integrante del cambiamento. Quindi questo è un appello in realtà, cioè lo sto lanciando anche come un appello attivo a chi ci sta ascoltando, sia ai presenti ovviamente, ma proprio a chi ci sta ascoltando, perché lo diciamo da sempre, vorremmo ampliare la nostra compagine, il nostro team anche con una rappresentanza maschile. Quindi Romualdo, se tu sei disponibile, vieni con noi. E con piacere. In questo momento mi sento molto Mel Gibson nel film What Women Want, però è un piacere. Lo dico sinceramente e lo dico anche proprio in maniera molto convinta. Grazie. Quindi non è un appello lanciato così a caso, ma è molto, molto concreto. Allora, io direi che abbiamo snocciolato tutto. Roberta ha un appuntamento molto importante con la tavola, quindi penso che siamo arrivati insomma alla chiusura. E io ci tengo a ringraziare tutti, ma penso anche Serena e Silvia la pensano esattamente come me, perché abbiamo fatto una chiacchierata molto ricca, da cui sono venute fuori soprattutto anche delle
diciamo così, dei consigli concreti. Quindi non abbiamo solamente detto parole al vento, ma è uscito proprio qualcosa di concreto, sia da quanto scaturito da quello che ha detto Cristina, quindi dai dati, ma anche da appunto dei consigli per chi scrive di donne scienza, per chi scrive di donne in generale, sia per rendere giustizia alle competenze, ma anche per non diventare troppo fondamentalisti. Anche questo effettivamente è una linea guida molto interessante che ci apre un pochino la mente, ci fa uscire un po' dall'arrabbiatura, se non altro. Quindi ringrazio. E grazie anche alla donna a caso che ci ha fatto vedere degli esempi. Benissimo. Che magari ci piacerebbe non vedere più. Sì, sì, la consapevolezza passa anche da quello. E io quindi ringrazio tantissimo le nostre ospiti, Roberta, Cristina, che è sparita momentaneamente, ma speriamo ritorni. E ringrazio, eccola qua, è tornata. Romualdo per la bellissima, insomma, partecipazione. E ringrazio anche tutti coloro che ci hanno seguito con grandissima pazienza in questa lunga settimana di eventi che è stata quella organizzata con appunto per She's a Scientist. Non sarà questo l'ultimo evento sicuramente a cui parteciperete, a cui prenderete parte, e ci vedremo presto, prima di quanto pensiate. Questa è una minaccia, è ufficiale. È una minaccia anche per voi, Serena e Silvia, non solamente per me. È una minaccia ufficiale. E a questo punto non mi resta che appunto che salutarvi, augurarvi una buona serata e darvi appuntamento alla prossima, che non so ancora quando sarà, ma ci sarà. Ma sarà. Ciao. Grazie. Grazie. Ciao. Grazie. 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 Grazie.